Sale la febbre in tutti i comuni dell'Interland, Ionico e Tneo, che domani saranno coinvolti nella quinta tappa del Giro d'Italia, la Pedara Messina. Se Milo sarà coinvolto dall'unico Gran Premio della Montagna della giornata a Fornazzo, Piedimonte Tneo invece è stata scelta dall'organizzazione quale sosta della carovana con un maxi punto di ristoro che sarà allestito in piazza Chiesa Madre. Poi il gruppo proseguirà per Lingua, Glossa e Castiglione prima di entrare in provincia di Messina. A Palazzo di Città, a Piedimonte Tneo, fervono i preparativi per la giornata di domani che si annuncia storica. Un'emozione molto grande per tutta la nostra comunità che si sta preparando per accogliere il Giro d'Italia. Un evento molto importante anche perché è la 100ª edizione del Giro d'Italia e passerà appunto da Piedimonte Tneo. Un onore per noi ospitare non solo il Giro d'Italia che attraverserà il paese completamente per tutta la sua estensione, ma soprattutto perché ospiteremo anche la carovana. Cioè la carovana farà una sosta ufficiale in piazza Madre Chiesa e sarà un momento di condivisione con tutta la comunità. Avremo presenti le varie associazioni sportive di Piedimonte, anche quelle che riguardano le bici o le mountain bike, ma anche i bambini della scuola che saranno presenti con i loro lavori e le associazioni sportive. Però oltre alla carovana del Giro, io vorrei sottolineare che Piedimonte sarà protagonista anche del Giro del Gusto. Una manifestazione all'atere dell'organizzazione ufficiale del Giro d'Italia che promuove gli aspetti enogastronomici del nostro territorio, perché io ritengo che la promozione di un territorio passi forse soprattutto anche dalla valorizzazione dei prodotti tipici del territorio stesso, e Piedimonte ne offre veramente tanti. Sarà una giornata storica perché poter mettere in vetrina la parte più bella del nostro paese, che è appunto quello dove si trovano le nostre fazioni bene prese, è sicuramente motivo di grande orgoglio, e per la prima volta veramente il Giro d'Italia attraverserà tutto il paese, non si limiterà a passare da Piedimonte. Tra l'altro la carovana si fermerà per svolgere tutta una serie di attività di coinvolgimento della popolazione alla piazza Madre Chiesa dall'1 e un quarto in avanti. Quindi veramente Piedimonte protagonista di questa giornata storica per la Sicilia, anche perché veramente l'Etna è al centro del Giro d'Italia per due tappe. Siamo veramente soddisfatti ed orgogliosi del lavoro straordinario. Un ringraziamento, io lo ribadisco in tutte le sedi, un ringraziamento all'assessore regionale al turismo Indoni Barbagallo, che certamente ha svolto una funzione di regia di questo grande evento in collaborazione appunto con l'organizzazione del Giro. Sarà sicuramente una bellissima giornata.